Buonasera, iniziamo tra qualche minuto la lezione di oggi. Aspettiamo ancora un po'. Bene, cominciamo. La lezione di oggi sarà su un altro grande rabbino dell'ebraismo italiano, del rabbinato italiano, e sarà su Rav Ishmael HaKohen, che in italiano si chiamava Rav Laudadio Sacerdoti. Rav Ishmael HaKohen fu uno dei più grandi rabbini italiani ed è conosciuto e citato in tantissime opere di Halakha ancora oggi. Oggi pomeriggio stavo vedendo quante volte è citato in una delle opere contemporanee come gli Akkut Yosef del rabbino capo di Israele. C'erano tantissime citazioni. È uno di quei libri italiani che viene molto spesso citato, e questo ci fa vedere anche quanto è considerato, quanto viene considerata la sua opera di Halakha, le sue opere di Halakha. Rav Ishmael HaKohen nacque a Modena nel 1723, e rimase a Modena per tutta la sua vita, e quindi fu legato alla comunità fino al giorno della sua morte. Morì a Modena il 10 di Sivan, il 2 giugno del 1811. C'è rimasta la cronaca del suo funerale, che è stata pubblicata sul Corriere Israelitico in due articoli, e oggi è stata anche ripubblicata su Kolot, quindi può anche essere letta la cronaca del suo funerale e anche con alcune informazioni sulla sua vita. Una cronaca che è stata riportata sul Corriere Israelitico dal rabbino Cammeo, di cui parleremo anche più tardi. Rav Ishmael HaKohen era figlio di un altro rabbino di Modena, Rav Avraham Yitzchak, ed era anche fratello di Rav David HaKohen. Rav David HaKohen era stato rabbino capo della comunità per un certo numero di anni, e alla sua morte il fratello Rav Ishmael, appunto, gli succede e diventa il rabbino capo e anche il Rosh Yeshiva, il rabbino capo anche della Yeshiva, degli Yeshivot che esistevano a Modena. Rav Ishmael HaKohen si sposò ma non ebbe figli, e questo vedremo che è un punto importante. Rav Ishmael HaKohen aveva una sorella che era sposato con un altro grande rabbino livornese, Rav Yitzchak Nunes Weiss. Ebbe tantissimi alunni, ma non ebbe figli. E questo vedremo che ci darà sulla sua vita, ma soprattutto sulle sue opere, le sue opere di Halakha. Dicevamo, dopo la morte del fratello, Rav Ishmael HaKohen diventa rabbino capo della comunità e sarà a capo della comunità di Modena per 30 anni. In questi anni sarà in contatto con tutti i rabbini italiani, delle altre comunità italiane, ma anche con altri grandi rabbini fuori dall'Italia. Uno dei più grandi rabbini di quell'epoca, sefarditi, era il Rav Chida, Rav Chaim Yosef David Azulay, che si trovò per buona parte della sua vita in Italia e in particolare nella comunità di Livorno. E Rav Il Chida e Rav Ishmael HaKohen
rimasero in contatto e si incontrarono anche, e quindi instaurarono un rapporto di amicizia vero e proprio e di stima. Rav Elchida, parlando di Rav Ishmael HaKohen, dice che era uno dei più grandi, il più grande rabbino dell'Italia, uno dei più grandi rabbini di tutta quanta la generazione. Rav Elchida, forse dedicheremo una lezione anche sul Chida, che è uno dei più grandi rabbini sefarditi. Rav Elchida fece due viaggi per le comunità italiane, veniva da Eretz Israel, fece due viaggi e lasciò scritto un diario dove riportò tutte quante le comunità che visitò durante questi due suoi viaggi e anche le persone, i rabbini che incontrò. E quando arriva a Modena parla del rabbino capo della comunità e quindi ci racconta anche di cosa avevano parlato quando si incontrarono e quali argomenti, quali temi, di quali temi si discuteva in quei giorni. Rav Ishmael HaKohen scrisse molte opere di Halakha, molte Teshuvot, molte response, e sono state pubblicati tre volumi di sue Teshuvot. In realtà ce ne sono molte ancora manoscritte, ma in questi tre volumi sono riunite tutte quante le Teshuvot più importanti che diede, tutte quante i responsa alachici che diede a tutti i rabbini che lo interrogarono. L'opera delle sue teshuvot è chiamata Zera Emet, che significa piantagione di verità. Ma Zera, oltre che piantagione, vuol dire anche discendenza. E allora il Rav Ishmael HaKohen, nell'introduzione a Zera Emet, scrive che non avendo avuto figli ed essendo rimasto vedovo, tutto ciò che gli rimaneva erano i suoi insegnamenti e le spiegazioni di Torah che aveva dato durante la sua vita. E quindi Zera Emet non è soltanto la piantagione di verità, che è un'espressione che viene utilizzata dai profeti, ma è la discendenza della Torah, perché le parole della Torah sono la sua discendenza, diventano i suoi figli. E quindi Zera Emet, la discendenza di verità, Emet verità è una delle parole con cui viene chiamata la Torah, è l'opera più importante della sua vita. Abbiamo quindi un'opera di Halakha, di Teshuvot, e fu stampata anche un commento molto, molto noto e molto diffuso sulla Haggadah di Pesach, che è chiamato Shevach Pesach, la lode di Pesach, perché anche questo è riportato nell'introduzione. Rav Ishmael HaKohen diceva che uno dei miracoli più importanti di cui noi dobbiamo ringraziare Kadosh Baruch Hu è proprio il fatto di essere stati liberati dalla terra d'Egitto. E quindi Shevach Pesach, la lode di Pesach, è il nome che diede al suo commento alla Haggadah. Questi due libri furono stampati durante la sua vita. Ma Rav Ishmael HaKohen scrive che lui era molto, molto restio, non voleva in realtà stamparli, perché molti grandi rabbini stamparono non stamparono i loro libri durante la loro vita, ma solo i loro discendenti, i loro allievi diedero alle stampe le opere dei maestri. Ed era considerato un segno di superbia il fatto di pubblicare le proprie opere. E quindi Rav Ishmael HaKohen non voleva stamparle in realtà, ma furono i suoi colleghi, i suoi alunni ad insistere e quindi alla fine furono stampati. Fu stampato anche un libro di sue Derashot, che è chiamato Sefat Emet, la lingua di verità. Anche questo contiene un'allusione a un detto talmudico che dice che quando gli allievi o le persone citano degli insegnamenti dei maestri, le labbra dei maestri, anche dopo la loro morte, le labbra continuano a muoversi, continuano a parlare, a muovere le labbra, a muovere
a muoversi. È come se l'insegnamento del maestro rimanesse eterno, e quindi nel momento in cui viene letto, viene pronunciata una spiegazione di un rabbino, le labbra del maestro riprendono vita. Quindi anche l'opera delle Drashot sulla Parashah, Sefat Emet, si riferisce proprio al fatto di avere una discendenza con le parole, attraverso le parole di Torah. Vediamo alcune dei temi di cui si occupò Rav Ishmael HaKohen, alcune Teshuvot famose che troviamo nel Zera Emet, nel suo libro di Teshuvot. Una Teshuvah famosa riguarda l'insegnamento dei studi profani ai bambini e ai giovani, quelli che in ebraico si chiamano Limudei Chol, studi profani, che si distinguono invece dai Limudei Kodesh, gli studi sacri. In quegli anni ci fu una grande innovazione in Europa, perché dopo l'emancipazione iniziarono a diffondersi, a diffondersi delle idee nuove, delle novità. E quindi tra queste c'era anche il fatto di dover studiare la lingua del posto, la matematica, la geografia, la storia, e quindi in tutte le comunità d'Europa si iniziò a redigere dei programmi di studio che contenevano anche questi studi profani. Furono pubblicati due opere. Da Naftali Wesley, che appunto chiedeva di seguire questi programmi e di includere nei programmi di studio anche la lingua del posto, e dava molta importanza agli studi profani. Rav Ishmael HaKohen, in una delle sue Teshuvot, accetta l'importanza, mette l'importanza di tutti questi studi, ma sottolinea chiaramente, dice chiaramente che no, gli studi profani non devono venire prima di quelli sacri. Possono anche essere studiati contemporaneamente, ma non è possibile studiare prima soltanto la lingua locale, la matematica, la storia, e poi dedicarsi agli studi di Torah, perché questo porterebbe poi a tralasciare completamente lo studio della Torah. E quindi Rav Ishmael HaKohen riporta il programma di studio che veniva anche seguito in Italia, che comprendeva anche lo studio della lingua. Rav Ishmael HaKohen scrive che studiare la lingua del posto è molto importante, e rientra nella mitzvah di imparare un lavoro, un'attività, un mestiere. In questo rientra anche il fatto di studiare la lingua del posto e tutto ciò che serve per vivere all'interno di una società anche non ebraica. Questa era appunto la novità di quei tempi. Altre teshuvot riguardano proprio il periodo dell'emancipazione. L'emancipazione qua in realtà è un'emancipazione prima dell'emancipazione italiana, ma già si parla di alcuni temi che sono appunto nuovi, di una società nuova. Per esempio, in una Teshuvah gli viene chiesto, in una Teshuvah gli viene chiesto se è permesso bere il caffè nel bar, un caffè preparato da non ebrei, nella domanda si distingue tra il giorno feriale e lo Shabbat, quindi se può esserci un problema di kasherut nel caffè. E questo Rav Ishmael HaKohen scrive chiaramente di no, anche se ci sono delle opinioni rigorose anche sul caffè, perché viene cotto da non ebrei e quindi può essere considerato bishul akum. Ma appunto Rav Ishmael HaKohen, seguendo le opinioni facilitante, permette.
e permette anche di bere il caffè al bar di Shabbat, ma ad una condizione: se il caffè viene preparato non per la persona, non per quella persona, non per l'ebreo, ma per tutti quelli che per i clienti, e poi l'ebreo entra e poi e lo beve, avendolo ovviamente pagato prima oppure pagandolo più tardi, dopo lo Shabbat. Ma il principio è che se il caffè non viene cotto espressamente e chiaramente per un ebreo, ma viene cotto, viene preparato prima, allora lo si può prendere anche in un bar, anche durante lo Shabbat. Questa era la sua opinione. Ci sono ovviamente anche poskim più rigorosi. Rav Yosef Haim di Baghdad, conosciuto come il Ben Ish Chai, cita questo permesso di Rav Ishmael HaKohen, cita lo Zera Emet, ed è rigoroso invece. Quindi ci sono anche molti, molti temi interessanti, anche riguardo all'Eruv, che esisteva in molte comunità italiane, ma si poneva il problema del possesso della città, perché prima gli ebrei vivevano nel ghetto, nelle loro case, e quindi potevano anche gestirsi da soli il problema dell'Eruv, della proprietà delle loro case. Nel momento in cui gli ebrei escono dal ghetto e quindi vanno ad abitare in altri posti, allora la situazione cambia. Allora, anche su questo ci sono varie teshuvot. Torniamo ora alla vita di Rav Ishmael HaKohen. Ci sono degli articoli, come dicevo prima, nel Corriere Israelitico del Rabbino Cammeo, dove vengono riportati vari aneddoti, varie informazioni anche biografiche sulla sua vita. Il rabbino Cammeo era livornese, ma fu rabbino anche lui a Modena. Quindi per il centenario della morte di Rabbi Ishmael HaKohen, quindi nel 1911, organizzò un Limud per ricordare questa grande figura della sua comunità, di questo grande rabbino della sua comunità. E sono riportati nel Corriere Israelitico alcuni suoi articoli, sue commemorazioni, dove vengono appunto riportate alcune aneddoti, alcune informazioni interessanti. Una di queste scrive che da giovane il Rabbi Ishmael HaKohen era chiamato dai suoi contemporanei il birichino del ghetto. Quindi anche da piccolo, in genere quando si parla di grandi rabbini si dice che fin da piccolo si dedicava alla Torah, si dedicava allo studio. Invece esistono anche rabbini, grandi rabbini, che da bambini si comportavano da bambini. E questo lo scrive anche il Rabbino Cammeo, e dice: io mi auguro che oggi noi per la scusate, io mi auguro dunque che qualche bambino di Modena, qualche alunno delle nostre scuole, che oggi noi per la sua vivacità chiameremo birichino, possa arrivare a godere la fama del nostro scrittore e teologo, quindi possa diventare anche lui un grande rabbino, nonostante il passato, nonostante durante l'infanzia si comportasse da bambino birichino. Un'altra informazione che ci dà è che quando, ed è un'informazione che lui ha, una tradizione che ha ricevuto dagli ebrei di Modena, che raccontano che aveva una grande capacità a ricordare tutto ciò che studiava. Scrive così: si racconta che avesse una memoria prodigiosa. Questa tradizione è stata tramandata di bocca in bocca, da padre in figlio, e giunse fino a noi, quindi fino ai suoi tempi. E si dice che una volta gli fu domandata la spiegazione di un difficilissimo quesito religioso, e fu domandato ai più celebri rabbini di tutti i tempi. Dei suoi tempi, scusate, ma nessuno seppe dare una risposta convincente ed esauriente. Interrogato Rabbi Ishmael HaKohen, invece, egli si rivolse
ad un alunno e gli disse: prendi tal libro di quel tal autore, guarda alla pagina tal dettagli, riga tal dettagli, a quella riga, e là troverai la risposta. E la risposta a quel quesito fu poi trovata. Quindi questo era avevano una non solo era un grandissimo rabbino, un grandissimo posek, decisore di Halakha, ma aveva anche una memoria fenomenale. Nonostante questo, rimase sempre un rabbino molto umile. Come dicevamo prima, non voleva pubblicare durante la sua vita le sue opere, le sue derashot, le sue teshuvot, e soltanto i suoi colleghi lo convinsero. Ho trovato, preparando questa lezione, sono andato a cercare una derashah sulla parashah di questa settimana dal suo libro di commenti alla Torah, dallo Sfat Emet, ed ho trovato una cosa molto interessante, che nella parashah di Emor, la parashah di questa settimana, Rav Ishmael HaKohen fece per la prima volta la derashah nel Tempio di fronte a tutti quanti. Quindi evidentemente anche quando diventò rabbino capo, non iniziò subito a fare la derashah di fronte a tutti quanti. E scrive: io mi trovo trovandomi di fronte a tutta quanta nel tempio, di fronte a tutta quanta la comunità, ero molto turbato, i miei pensieri mi agitavano molto, perché non mi ritengo una persona adatta a parlare a tutti quanti. E quindi che cosa feci? Scrive: mi rivolsi a Moshe Rabbeinu, al primo nostro maestro, più grande maestro del popolo di Israele. E che cosa fece Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, anche lui, quando gli venne chiesto di andare a parlare al faraone, parlare ai figli di Israele, all'inizio rifiutò per la sua umiltà. Come sappiamo, Moshe Rabbeinu era Nav Meod, era molto umile rispetto a tutte le persone della sua generazione che si trovavano nella terra. Quindi per umiltà Moshe aveva rifiutato, ma questo non piacque a Kadosh Baruch Hu, e alla fine Kadosh Baruch Hu, come sappiamo, si arrabbiò con Moshe, Moshe dovette andare, e Moshe fu accompagnato poi dal fratello. Rabbi Ishmael HaKohen allora scrive che si decise quindi a parlare di fronte a tutta quanta la comunità, iniziare a fare le derashot, ma all'inizio della derashah lui chiede proprio a Kadosh Baruch Hu di mettergli in bocca le parole giuste, di aiutarlo nell'insegnamento, per convincere, per far fare per entrare nel cuore di tutte le persone, perché le sue parole possano entrare nel cuore di tutte le persone. Una derashah molto interessante sulla mitzvah della Sefirat HaOmer, se la Sefirat HaOmer è legata all'offerta che si faceva soltanto nel Beit HaMikdash, oppure è una mitzvah distinta. È una derashah molto, molto bella, molto, molto lunga. Quindi non posso qui riassumerla, ma è una derashah molto interessante. Un'altra cosa che bisogna dire riguardo a Rabbi Ishmael HaKohen è che partecipò alla risposta alle 12 domande che erano state fatte ai rabbini da Napoleone. Napoleone aveva riunito un'assemblea e poi un sinedrio rabbinico di tutti i grandi rabbini di Francia e del nord Italia, e Rabbi Ishmael HaKohen non poté partecipare al sinedrio perché era già anziano, e quindi mandò uno dei suoi un altro rabbino di Modena, uno dei suoi alunni, Rav Mazal Tov Modena, che fu un altro rabbino importante, padre di un altro rabbino di Modena, Rav David Zechut. Rabbi Ishmael quindi non poté andare e partecipare attivamente, ma mandò le sue risposte attraverso il suo alunno, mandò le sue risposte e le sue opinioni.
di cosa si dovevano occupare. Queste domande trattavano i casi più importanti di cui si discuteva a quei tempi, il matrimonio civile e il divorzio civile, come gli ebrei dovevano comportarsi con i non ebrei, l'identità ebraica, se poteva coincidere anche con un'identità nazionale, un'identità francese. E quindi ci sono tutte queste teshuvot, vengono riportate. Vengono riportate queste teshuvot di Rabbi Shmuel HaKohen, e poi queste teshuvot furono poi la base per scrivere le decisioni del Sinedrio napoleonico. Altre teshuvot interessanti di cui con questo poi concludiamo la nostra lezione. Ci sono molte teshuvot interessanti dello Zera Emet, alcune sono anche state studiate, analizzate. Ce ne sono alcune, per esempio, che riguardano il problema della scultura della rappresentazione umana. Se siano permesse le sculture. Nel 1700 ancora in Italia si producevano delle vari arredi sacri che contenevano delle figure umane, per esempio il Keter del Sefer Torah, il Me'il, le Chanukiot. Avevano delle raffigurazioni umane oppure animali, e questo poteva essere un problema, il fatto di rappresentare una figura umana. Allora, di questo anche Rav Ishmael HaKohen si occupò. La risposta che diede è che se la figura non è completa, allora è possibile anche tenerla in casa. Ci è arrivata una ci è arrivato un proprio grazie al rabbino Cammeo, che in uno dei suoi articoli nel Corriere Israelitico riporta un ritratto di Rabbi Shmuel HaKohen, ed è questo ritratto si può trovare anche su internet. Se cercate su internet Rabbi Shmuel HaKohen di Modena, troverete un ritratto. E questo ritratto, ci racconta il rabbino Cammeo, era tenuto nelle case degli ebrei modenesi. Gli ebrei di Modena dovevano tenere la foto, non c'era una foto, dei ritratti di un grande rabbino, tenevano il ritratto del rabbino Laudato Dio sacerdote, di Rabbi Shmuel HaKohen. E non solo, il rabbino Shmuel HaKohen fu ricordato nella comunità di Modena. Tanto che ogni Shabbat veniva ricordato con titoli onorifici molto importanti, veniva ricordato ogni Shabbat durante la Tefillah. Quindi Rabbi Shmuel HaKohen è uno dei più grandi rabbini italiani che abbiamo avuto, e che ancora devono essere, i cui scritti devono ancora essere studiati, ed è sicuramente un molto interessante scendere nel contesto storico in cui vennero scritti queste teshuvot, e vedere come affrontava i problemi di Halakha che gli venivano posti. Concludo con un'ultima teshuvah che ho letto recentemente, prima di Pesach. La teshuvah che riguarda la pulizia del mulino dove veniva prodotta la farina per le mazzot o per i dolci di Pesach. Rav Ishmael HaKohen scrive, gli viene posta la domanda da un rabbino di una comunità, e lui scrive che la comunità, e lui come rabbino capo della comunità di Modena, preparavano la farina e le mazzot per tutta quanta
preparavano la farina almeno per tutte quante le comunità d'Italia. E quindi era una. Loro potevano permettersi di andare in un mulino che era anche di persone ebree della comunità e potevano permettersi di pulirlo completamente, quindi di smontare anche la macina e pulire completamente il mulino perché non rimanesse neanche un residuo di farina non controllata, di farina che poteva essere chametz. Ma nonostante questo, Rabbi Shmuel HaKohen dice che questo è un rigore, è una chumrah. In una comunità dove ciò non è possibile, dove il mulino appartiene a non ebrei, dove la quantità di farina è minima e quindi non è possibile smontare tutto quanto per una quantità minima di farina, allora Rabbi Shmuel HaKohen dice che è possibile anche permettere. È possibile fare una pulizia più veloce, una pulizia più leggera, e poi è possibile iniziare subito a produrre farina di Pesach seguendo tutte le regole che sono riportate comunque nello Shulchan Aruch per come si deve produrre la farina per le mazzot e la farina per Pesach. Quindi un rabbino molto un grande della nostra generazione, del nostro passato italiano, che sicuramente può essere ricordato come uno dei più di Gedolei Israele, dei grandi maestri di Israele, di tutta quanta, non soltanto per l'Italia, ma per tutto quanto l'ebraismo. Grazie, buona serata a tutti.